101 metri di incanto e prestigio, l'Amerigo Vespucci, la nave scuola simbolo della Marina Militare Italiana nel mondo, ha onorato Manfredonia e tutta la capitanata con la sua presenza. La vedete alle mie spalle in tutta la sua maestosità e noi di Antenna Sud abbiamo il piacere e l'onore di farvi salire a bordo e farvi vedere gli angoli più incantevoli di questa meravigliosa nave giunta a Manfredonia in occasione del primo anniversario dell'inaugurazione del porto di Manfredonia Marina del Gargano e in occasione della festa patronale di Maria Santissima di Siponto. Allora venite con noi. È bello tornare in Puglia. Io nei miei 31 anni di servizio in Marina Militare ho lavorato tanti anni a Taranto, questa regione mi è molto cara e quest'anno effettivamente Manfredonia è la prima tappa pugliese perché abbiamo lavorato a maggio e giugno nel Tirreno, settentrionale e meridionale, e poi con gli allievi siamo usciti anche dalle acque territoriali, abbiamo visitato paesi del Nord Africa, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco, siamo stati in penisola iberica, in Spagna e Portogallo, soprattutto siamo tornati fuori dalle colonne d'Ercole. Questo è l'aneddoto che mi piace raccontare, perché dei 391 membri dell'equipaggio, considerando anche gli allievi e lo staff, ben 250 non avevano mai passato questo stretto, questo luogo così romantico per ogni marinaio. Sindaco, una città che riparte dal mare, quale migliore, no? Augurio anche, buon augurio per il futuro, che è la presenza di un elemento simbolo della storia italiana nel mondo. Sì, lo dissi l'altro anno, prima del mio insediamento, la ricchezza, il mare come ricchezza, il mare come economia, il mare come cultura, il mare come arte. È una ricchezza di Manfredonia, ma adesso bisogna valorizzarlo. Oggi, in questa splendida giornata, avere la Vespucci qui ad onorare Manfredonia, perché questa sera sarà in rada, visibile da tutta la città con il suo tricolore, vuol dire che è un omaggio a una città che vuol crescere.